Da che parte andiamo? Boh, dimmi te. No, sei te che sei di Brescia, non sono mica di qua della zona. Ma verso città? Sì, girocciamo un po' anche. Ma tu esci dal cancello principale a destra. Senti, ma mi spieghi una cosa? Dimmela. Cioè, te sei di Firenze, giochi nella Sampdoria, ma vivi a Brescia. Com'è che... cioè, come mai più che altro? Perché sono arrivato qua... quando era? Nel 2002. 2002, da dove vieni? Dalla primavera alla Fiorentina? Cioè, te ne hai la Fiorentina? Nel settore generale della Fiorentina, ho fatto 2 anni di primavera qui e poi sono rimasto a vivere qui. Poi non... ah già, perché era fallita la Fiorentina. Cioè, quindi non è nemmeno... così si fa così. Me ne aspettiamo, ecco. Non è nemmeno Brescia, siamo in Francia Corta. Vabbè, cazzo, era bello. Bellicine. È bello. Bellissimo. I giocatori più forti con i quali hai giocato quali sono? In assoluto, quando mi chiedono, di solito rispondo Brescia. Cioè... nazionale ho giocato insieme. No, ho giocato contro purtroppo diverse volte. Poi ah, quindi in nazionale avete giocato insieme? Lui fece, la partita finì 5-0, lui fece il gol, non mi ricordo se il quarto o il quinto, fece con Spurizzino, allora a fine partita sono andato lì di complimenti. O comunque dico, oh, bel gol. Lui mi ha guardato e mi ha detto, perché cosa? Ha fatto il gol. Mi ha detto, ma non hai visto quando ho messo la palla che già si abbracciavano dietro? Ma Andrea è così, sembra... sì, perché comunque l'idea è di uno molto serio. Sembra serio, molto... invece è un produttore di cazzate illimitate, sì. Ma bravo, simpaticissimo. E poi... è ancora più simpatico proprio per il fatto che sembra serio, no? Quindi le battute sono tutte con quel mezzo sorriso.